quali sono stati i passaggi, il primo passaggio importante è quello della fusione di la fillea dell'Abruzzo e del Molise. Sì, è un processo riorganizzativo importantissimo, perché abbiamo la necessità di mettere in sicurezza la categoria e nel contempo di presidiare meglio i territori, ma è anche un progetto politico, perché dentro questo progetto vi è la necessità di mettere insieme le peculiarità del Molise con le peculiarità dell'Abruzzo e creare una nuova idea, una nuova visione di come rilanciare dalla crisi a un rilancio economico produttivo delle due regioni. Questo è stato un intervento molto lungo, esaustivo, ha toccato davvero una pluralità di tematiche, adesso è impossibile riassumerle, ecco, ma se dobbiamo, diciamo, come dire, giornalisticamente, mettiamola così, trovare la notizia di oggi, quali sono i temi più importanti, più urgenti oggi in Abruzzo? Ma intanto, se vogliamo proprio essere estremamente sintetici, i punti sono: in queste due regioni manca il lavoro il lavoro edile e il lavoro dei settori delle costruzioni. La crisi è stata ed è ancora molto pesante e conseguentemente si sta, come dire, soffrendo parecchio. Abbiamo avuto un processo di deindustrializzazione importante degli impianti fissi. E questo sembra, come dire, essere un assurdo, perché è una regione, quella dell'Abruzzo, che ha subito due importanti terremoti e quindi vi è la necessità di fare una ricostruzione molto molto estesa nel cratere e nell'extra cratere. Considerato che purtroppo non stanno andando avanti bene le cose, la fillea CGIL ha cercato di coniugare le necessità di un territorio che è molto fragile. Il Molise va infrastrutturato, l'Abruzzo deve manutentare e ammodernare le sue infrastrutture, un territorio dove ci sono le scuole che non sono sicure, le strade non sono sicure, è sottoposto a dissesti idrogeologici con il lavoro edile. Noi lo abbiamo fatto, lo stiamo facendo, poi ci incontriamo problemi come per esempio la scarsa qualità delle stazioni appaltanti, che invece devono essere qualificate. Ecco, qui in un passaggio, sembra aver capito, c'è un appello alla regione per arrivare finalmente a una stazione appaltante unica. Unica nel senso che possono essere anche più di una all'interno della regione. Una semplificazione del processo. Comunque. Però una semplificazione del processo proprio per qualificare le stazioni appaltanti e far sì che le stesse siano in grado di mettere a gara i progetti esecutivi. Questo è un passaggio importantissimo. Se vogliamo che tutto il lavoro che la regione ha fatto, che è quella di fare tantissimi accordi istituzionali per le scuole, per le strade, per i borghi, per i dissesti... Parliamo dei fondi del Masterplan. No, non solo i fondi del Masterplan, sono 1,5 miliardi, ma ci sono anche altre opere, altri finanziamenti, se vogliamo che questa roba diventi cantiere. C'è anche un problema, però, anche, diciamo, la farraginosità di alcuni aspetti del nuovo codice degli appalti, ha toccato anche questo aspetto. Sì. Certo, il codice degli appalti può essere semplificato, non è detto che debba essere la Bibbia, però non si deve tornare indietro, bisogna che la pubblica amministrazione la imbocchi la strada della legalità e della trasparenza e si renda effettivamente responsabile delle opere che mette in appalto, così come abbiamo i problemi della legalità. Questo è un settore a grosso rischio di infiltrazioni malavitose, purtroppo dove ci sono i denari, come dire, sono rischi che si corrono e allora bisogna che le regole siano certe. Dove ci sono i piccioli, diceva Giovanni Falcone. Esatto, dove ci sono i piccioli e allora bisogna che ci siano le regole. Abbiamo riconquistato con grande intelligenza e saggezza il DURC e la congruità per le ricostruzioni del terremoto del 2016-2017. Però abbiamo perso il DURC e la congruità per la ricostruzione, ecco, del terremoto. Però spiegavo, questo è un aspetto tecnico ma molto importante. Allora nel cratere sismico del 2009 c'è il DURC online adesso, sì. Dal 2016 è stato un emendamento, insomma, di semplificazione del processo sostanzialmente, e ha sostituito il DURC di congruità. Ecco, vogliamo spiegare a chi ci ascolta in maniera semplice qual è la differenza, perché altrimenti non si capisce l'importanza di questa battaglia. Ma sì, questa richiesta di dover semplificare tutto,
per cui bisogna togliere i cosiddetti lacci e lacciuoli, hanno portato al DOL, sarebbe il documento online. Il DOL è una cosa che non sta funzionando per l'edilizia. Ma come funziona? Può funzionare, comunica semplicemente online? Sì, si comunica semplicemente online che di aver fatto la dichiarazione sui contributi dei propri dipendenti. È un documento, è una modalità. In concreto la differenza qual è? Finisco a spiegare il DOL, è una modalità che funziona per gli impianti fissi, perché gli impianti fissi hanno la loro staticità, ovvero sia è difficile che passino da un giorno all'altro da 10 lavoratori che hanno nome e cognomi ad altri 10 lavoratori che hanno altri nomi e cognomi. Questo è invece la peculiarità dell'edilizia, perché il cantiere è in continua evoluzione, e allora in questo caso c'è bisogno di uno strumento più specifico che il DURC e quindi una procedura di regolarità contributiva che non è lunga nel tempo, perché il DOL dura 3 mesi, ha validità per 3 mesi, ma che sia continua e che sia non online, ma sia fatta basata cantiere per cantiere. Oggi sta accadendo che all'Aquila, dove ci sono tantissimi cantieri, c'è opere molto importanti. Tema di cui si è occupata anche un'inchiesta Abruzzo. Esatto, una ricostruzione molto importante di tanti palazzi, di tanti edifici, si dichiara che ci sono 3, 4, 5 lavoratori, impossibile. Ecco, quindi cosa accade, cosa potrebbe accadere? Ma è chiaro che stiamo chiedendo agli organi ispettivi una maggiore attenzione, però è altrettanto necessario che la Regione, io credo che lo possa fare anche con una delibera di giunta, può prendere le regole che abbiamo riconquistato per la ricostruzione del terremoto Centro Italia, la può riestendere anche alla ricostruzione del terremoto 2009. Ecco, col DURC di congruità qual è la differenza? Quindi c'è maggiore capacità di controllo? Certo, il DURC è fatto cantiere per cantiere, quindi a quel punto non si può più scappare, è molto più difficile scappare, e si offre ai prefetti, alla bilateralità, un meccanismo di controllo. Altro tema, infortuni sul lavoro, ecco, i dati non sono buoni, però è anche il paradosso che poi tra l'altro c'è meno lavoro, ci sono meno cantieri, ma i dati sugli infortuni, sulle malattie professionali e su, ahimè, le morti bianche è in aumento anche in Abruzzo, mi conferma questo dato? No? Purtroppo sì. Noi abbiamo da una parte il calo delle ore lavorate. Anche questo è, come dire, frutto di una parte del fenomeno irregolare, il settore che si rimerge nel nero e nel grigio. E dall'altra però abbiamo molti più infortuni e molti più incidenti nei luoghi di lavoro, anche infausti. Questa cosa non può più accadere. Il Presidente della Repubblica non fa altro che fare appelli, però il problema non è solo fare gli appelli, il problema è dotarsi di un sistema di controllo che incida realmente. Ecco, questo nostro, la nostra bilateralità, le nostre casse edili, le nostre scuole edili, i nostri RLST, questo lavoro lo possono fare, però devono essere messi in grado di poterlo fare. Se una cassa edile non è a conoscenza nemmeno che in un certo posto si è aperto il cantiere, perché non ha le notifiche preliminari, perché quell'imprenditore ha deciso di applicare un altro contratto rispetto al contratto dell'edilizia e quindi fa dumping contrattuale, è difficile che la bilateralità riesca a esercitare il suo mestiere. Si dice sempre, tornando al cantiere sismico Aquilano, non peraltro, ma perché forse uno dei cantieri più grossi, quello di D'Abruzzo, ma forse d'Italia, e tra i primi in Europa, si dice sempre con una certa soddisfazione, e ben venga la soddisfazione quando le cose vanno bene, che ci sono pochissimi infortuni. Sì, questo è avvenuto. Ma se è così diffuso il subappalto, questa è la domanda, poi questi infortuni sono tracciabili? Allora, intanto perché fino ad oggi sta andando bene, o meglio, la ricostruzione dell'Aquila e dell'Abruzzo del 2009 in qualche modo sta registrando meno infortuni rispetto al resto del paese. Questo accade perché sono state costruite delle regole, cioè, tanto per intenderci, in cantiere ci si poteva entrare solo sapendo chi eri e che cosa facevi, cosa che oggi non è più. E questo, come dire, fino ad oggi ha funzionato.
però mano a mano che ci allontaniamo da quelle regole, questi rischi si stanno ripresentando. Ecco, noi dobbiamo impedire che questa roba accada. Ultima domanda, ecco, sarebbero anche ancora tanti, comunque il tempo è lungo, avremo modo magari di sentirci più tardi, anche con altri, insomma, relatori. Tema infrastrutture. Infrastrutture, avete preso una posizione abbastanza chiara e netta di sì alla TAV Torino-Lione. C'è anche un tema importante di infrastrutture che riguarda l'Abruzzo e il riferimento ovviamente all'autostrada 24-25 da mettere in sicurezza. Sì, intanto la TAV è una infrastruttura internazionale e italiana. A cosa serve? A togliere lo spostamento, il traffico delle merci dai TIR e metterlo sulla linea ferroviaria. Credo che sia, come dire, un'esigenza importante anche per chi sostiene che le infrastrutture non devono avere un impatto ambientale. Togliere, come dire, ridurre il traffico dei TIR e metterlo su rotaia, credo che risponda a questo. Ma attenzione, la TAV se non passa fra Torino e Lione la fanno al nord, la fanno passare fra la Francia e la Germania, quindi per l'Italia sarebbe, come dire, un isolamento, e noi non pensiamo che l'Italia debba isolarsi, anzi noi pensiamo che l'Italia debba essere il motore di questa nuova Europa. Contemporaneamente la 24-25 sono due autostrade che sono state riconosciute strategiche a seguito proprio del terremoto 2009. Quindi se si dovesse ripetere un sisma, e il nostro è un territorio altamente a rischio, queste due autostrade devono essere quelle che servono a far arrivare subito gli eventuali soccorsi. Ora è chiaro che devono essere quindi capaci di resistere a un terremoto. Per questo è stato fatto un progetto che si chiama MISU, messa in sicurezza urgente. È stata fatta una prima fase. Il ministro... C'è stata una singolare tensione con il ministro Toninelli alla proprietà, il gruppo Toto. Toninelli. Ecco, voi da un certo punto di vista siete stati in recente passato sul fronte opposto, diciamo, del gruppo Toto per quanto riguarda il grande progetto da quasi 7 miliardi per cambiare il tracciato. In questo caso invece siete sostanzialmente schierati dalla stessa parte. Oddio, così è un po' una semplificazione, però insomma. Certo, la prima fase, 7 miliardi per cambiare tracciato e generare degli impatti ambientali notevolissimi, non siamo stati d'accordo. Si è rimodulato il tutto, siamo a 3 miliardi e 100, è una cosa importantissima perché gran parte di questi soldi sono dell'Europa, daranno stabilità ai nostri edili per 10 anni di lavoro, è una cosa, come dire, è un obiettivo da difendere e da raggiungere assolutamente, e contemporaneamente però bisogna che le autostrade vengano adeguate sismicamente. Che cosa è accaduto? Il ministro ha detto che invece avevano grandi problemi di sicurezza, lo ha detto lui, non lo abbiamo detto noi, noi sapevamo che era un problema di adeguamento sismico. Se dice che addirittura invece hanno problemi di sicurezza, finanzi subito e faccia aprire i cantieri, non si può. Altro tema, andiamo avanti, è la messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, ormai questo è un qualcosa che si ripete, soprattutto dopo ogni frana, dopo ogni catastrofe, ecco, ci sono stati passaggio del suo intervento anche abbastanza critici nei confronti del governo e segnatamente del vice premier e leader politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che è stato uno dei principali supporter di quella sorta di condono, maxi condono dell'area colpita, anzi di Ischia, colpita dal terremoto del dicembre 2017. Sì, col decreto Genova si è messo questo condono proprio onnicomprensivo per Ischia, ma si è fatto anche un condono per le quattro regioni del centro Italia colpito dal sisma del 2016-2017, e conseguentemente, insomma, stride questa
questa modalità, queste decisioni governative. Si è passati da onestà a onestà ai condoni, non solo edilizi ma anche fiscali. Insomma, ce n'è tanto per polemizzare. Ecco, ogni tanto annunciamo ok, basta, però insomma poi l'argomento è interessante e quindi si va avanti. Ecco, diciamo, avviamoci alla conclusione, insomma, questa intervista lei ha anche molte cose da fare, insomma, a margine del congresso. Ecco, si sta entrando in campagna elettorale in Abruzzo. Quali saranno le richieste della filea CGIL Abruzzo e Molise, in questo caso, ma in questo caso le elezioni abruzzese, al governo che verrà, ai candidati che si presenteranno? Ma è un po' quello che ho già detto, ovvero sia, noi abbiamo bisogno che i nostri lavoratori abbiano il lavoro. E quindi i cantieri si devono sbloccare, non possono rimanere sulla carta, bisogna qualificare le stazioni appaltanti, sbloccare i cantieri, bisogna far sì che ci siano le regole, si torni al DURC per congruità tanto in Abruzzo tanto in Molise, anche in Molise c'è stato il terremoto. Questo si potrebbe fare anche prima delle elezioni, però insomma. Certo, certo, si può fare, anche, ripeto, anche in Molise ci vuole una legge regionale. Sì, ma l'abbiamo già detto, andiamo avanti. Bisogna che quindi poi tutti quei progetti che sono stati costruiti in questi anni di governo si trasformino in cantiere. Questa è la cosa più importante, la cosa necessaria, ma credo che non sia necessaria solo per il settore, solo per dare lavoro ai nostri edili, è necessaria per le stesse due regioni, cioè se non si utilizza il settore dell'edilizia non si generano quelle misure per far ripartire l'economia di una regione che invece vive una crisi molto, molto seria. Gianni Fiorucci, ecco, quali sono innanzitutto le priorità a livello nazionale del vostro sindacato? Priorità a livello nazionale che stiamo proponendo in questo congresso e stiamo riuscendo, diciamo, a promuovere sono sicuramente quelle di un paese che deve tornare ad avere una certezza, che è quella di crescere, di tornare a fare degli investimenti, e il nostro settore, quello dell'edilizia, delle costruzioni, può dare un grande contributo a questo. Purtroppo non vediamo nella politica del governo questo segno, questo tratto, questa necessità di tornare ad investire per proteggere il paese e investire in quelli che sono gli asset fondamentali per la crescita, quindi le infrastrutture, il territorio. Ecco, a tal proposito, ad esempio, che fine ha fatto il progetto Casa Italia? Per noi era un progetto che abbiamo tra l'altro contribuito a realizzare, quindi dispiace, insomma, non avere questo, non aver dato continuità a questo progetto e soprattutto non aver ricreato nuove condizioni, perché Casa Italia, che aveva un senso, quello di investire nel territorio e nelle politiche abitative e nelle politiche dell'infrastruttura del nostro paese, purtroppo non è una priorità in questo momento, quindi per noi deve questi tornare. Questi fondi sono spariti, non sono più impegnati, ecco, cosa sapete voi, state più dentro le cose? Noi purtroppo sappiamo che non è una priorità di questo governo, quindi noi cercheremo invece di imprimere una nuova priorità, una nuova agenda, che è sicuramente quella che noi sta uscendo da questo nostro congresso. Anche qui in Abruzzo oggi a questo congresso stiamo appunto parlando di infrastrutture, stiamo parlando di politiche abitative, di aree interne, di investimenti per proteggere il territorio, un territorio che è anche debole da molti punti di vista, quello del rischio sismico idrogeologico, quindi dobbiamo tornare a parlare di queste questioni che sono le vere questioni prioritarie sia in Abruzzo ma anche e soprattutto a livello nazionale. Qual è la posizione della filea CGIL sulle grandi opere controverse e avversate dai fronti ambientalisti o comitati locali come il TAP, come la SNAM qui nel tratto Sulmona-L'Aquila e poi prosegue per l'Umbria, o anche la TAV? Purtroppo non è avversata solo da alcuni comitati ambientalisti. In realtà stiamo vedendo che nel governo c'è una grande contraddizione e sta emergendo una politica che dice che le opere non sono importanti, e questo per noi è drammatico, ma non è che sono importanti nella programmazione futura, non sono importanti neanche quelle già programmate, già messe in opera, quindi questa è la vera contraddizione che per me è allarmante, cioè noi blocchiamo delle opere in essere, già programmate, già
che stanno per essere realizzate. Cioè per voi non sono quel pericolo immenso che viene paventato? Assolutamente no, noi abbiamo necessità di rafforzare le grandi infrastrutture materiali per collegare meglio il paese, per sviluppare meglio il paese, per rendere competitivo il paese, soprattutto in ottica europea, collegandoci all'Europa. Quindi noi abbiamo bisogno di queste infrastrutture e non possiamo assolutamente accettare che possano essere fermate. Abbiamo bisogno non solo di realizzare quelle che sono state programmate, ma di realizzarne di nuove. Una cosa riguarda anche, non so, la SNAM che riguarda l'Abruzzo? Assolutamente sì, cioè noi ovviamente parliamo delle opere in tutte, ovviamente, perché non è solo la strada, non è solo l'infrastruttura, non è solo l'alta velocità, ma sono intere opere che rendono un territorio competitivo, quindi sia la fornitura di gas, sia la fornitura anche digitale, anche l'infrastrutturazione digitale, quindi tutte le opere per arricchire e rendere competitivo il territorio e il paese, per non parlare dei porti, insomma l'accesso ai porti. Sono queste le opere necessarie per rendere competitivo il paese, se no non si può parlare di crescita. Ecco, di messa in sicurezza del territorio dal punto di vista idrogeologico, tema anche attuale con tutte le catastrofi che si verificano ormai puntualmente ad ogni grande pioggia. C'è un altro tema invece molto importante, quello della sicurezza nei luoghi di lavoro, e poi concludiamo un altro tema altrettanto importante, è stato toccato da tutti i relatori, che è quello del rischio di infiltrazioni mafiose, un comparto molto sensibile, quello edile. Sì, partiamo ovviamente dal tema che è proprio del nostro settore, degli investimenti per la protezione del territorio, investimenti che in questi giorni noi sappiamo e vediamo quanto sono importanti, però è bene non parlarne solo quando accadono le catastrofi. Noi dobbiamo veramente mettere in campo un'agenda che attribuisca a questo una priorità, con degli investimenti e finalmente una realizzazione di cantieri e di interventi. Per quanto riguarda questo, però, non si può fare una politica di investimenti e di crescita se ad essa non viene accompagnata la legalità, la regolarità, la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché non si possono pensare ad infrastrutture, ad opere, se queste vengono fatte in modo irregolare e con un'infiltrazione criminale e illegale. Peccato che questo governo, che si definisce del cambiamento, non debba imprimere questo grande cambiamento nel nostro paese, che finalmente si possa dare un colpo forte all'illegalità, che è una grande piaga del nostro paese. Noi ci aspettiamo invece che ci sia questo, un colpo all'illegalità del nostro paese. Noi stiamo facendo molto da questo punto di vista, protocolli per la legalità, un esempio importantissimo è come abbiamo gestito il cratere che la regione Abruzzo ha. A proposito del cratere, c'è un'anomalia nei cantieri del cantiere sismico, il cratere sismico 2009 abruzzese, sì. Sostanzialmente risulta ci sono delle aziende che in media hanno 5 dipendenti, nei cantieri la media di 4,4 operai, stiamo parlando di lavori immensi, grandi aggregati, lavori per milioni e milioni di euro. Com'è possibile tutto ciò? La frammentazione delle imprese del ciclo produttivo edile è dovuto appunto al fatto che scegliamo un modello che non è quello della qualità del costruire e di chi contribuisce a costruire, quindi del lavoro. E con delle ripercussioni enormi, ripercussioni sociali, perché abbiamo lavoratori in nero, grandi questioni di infiltrazioni e di sicurezza, quindi infortuni. Ma soprattutto non scegliamo la qualità dell'opera, del costruito. Se noi vogliamo invece costruire in qualità, dobbiamo garantire la legalità e sicurezza. Perché abbiamo piccole imprese? Perché purtroppo sfuggono ai controlli e mettono i lavoratori nella catena del subappalto, ma purtroppo sfuggono dal contratto nazionale, sfuggono dalla legalità e dalla regolarità. Troviamo in cantiere purtroppo tantissimi ancora lavoratori in nero, lavoratori che non applicano il contratto di edilizia, che prevede dei sistemi di tutela adatti al cantiere, e purtroppo che fanno figurare un salario e poi se ne riprendono la metà. Fanno figurare un orario di lavoro che non è quello, quindi denunciano meno ore, quindi il sottodenunciato. Ecco, questi fenomeni qui non è... E questo avviene anche nel cratere sismico abruzzese? Purtroppo avviene anche nel cratere sismico abruzzese, e la soluzione noi la stiamo dicendo da tempo: dobbiamo rafforzare quelli che sono gli strumenti per garantire la qualità. Più controlli, uno strumento in particolare che per noi è il DURC con congruità. Il DURC con congruità, abbiamo le esperienze laddove è stato utilizzato. Io vengo da una zona dell'Umbria dove è stato creato il DURC con congruità sulla ricostruzione post-sisma, ne so qualcosa. Ha funzionato? Assolutamente sì. Non solo abbiamo evitato l'illegalità, le irregolarità e gli infortuni mortali, ma abbiamo realizzato una buona ricostruzione, la qualità della ricostruzione, perché poi l'obiettivo finale è quello, soprattutto per l'interesse dei cittadini e delle comunità.
cosa si può dire oggi, cosa è importante per questo importantissimo settore dell'edilizia che coinvolge migliaia di lavoratori? Quello che oggi durante il congresso abbiamo cercato di porre come uno dei temi centrali, cioè il problema della messa in sicurezza del territorio, la necessità di affrontare il dissesto idrogeologico del territorio, di affrontare davvero il rischio sismico, perché questo vuol dire un grande piano di messa in sicurezza di tutto il patrimonio, non solo abitativo, ma penso a tutto il patrimonio pubblico, le scuole, gli uffici pubblici, gli ospedali. Vuol dire proprio un grande piano di risanamento del territorio attraverso il quale mettere in sicurezza le città, i centri abitati, i piccoli comuni e dare una prospettiva lavorativa ai lavoratori dell'edilizia, ma non soltanto dell'edilizia. Questo è un terreno, quello della messa in sicurezza del territorio, che si può fare anche con tecnologie altamente innovative e che può essere quindi il veicolo anche di importanti politiche industriali e di sviluppo. Nel suo intervento in cui lei è volato alto ha parlato di temi anche nazionali, soprattutto di temi nazionali, ecco, ha citato anche la carta di Pescara, ecco, spieghiamo che cos'è e perché c'entra qualcosa anche con questo comparto. Beh, la carta di Pescara è uno strumento importante per l'Abruzzo, perché se applicato davvero può dare opportunità di crescita alla regione. La carta di Pescara è uno strumento di politica industriale che è in grado di produrre investimenti e quindi di produrre. Cosa prevede? Prevede tre cose: prevede la sicurezza sui posti di lavoro, lavoro stabile e soprattutto prevede la possibilità di utilizzare tecnologie per la sostenibilità ambientale, quindi può essere un veicolo di investimenti e di nuove politiche di sviluppo. Come si declina dunque la carta di Pescara nei cantieri edili segnatamente? Ma io ho parlato della carta di Pescara perché lo sviluppo è cantieri edili per l'apertura di tutte le opere, per esempio previste dal master plan, ma il lavoro può essere ulteriormente moltiplicato se si fanno politiche industriali di cui possono giovare tutti. Ultima domanda, cosa chiederà la CGIL al nuovo esecutivo regionale? Ci sono le elezioni a febbraio. Al nuovo gruppo dirigente, il nuovo gruppo dirigente ha la possibilità di utilizzare appieno gli strumenti che abbiamo individuato nel corso di questi anni, appunto dalla carta di Pescara a quello che abbiamo prodotto sul tema della messa in sicurezza del territorio, e dire che c'è bisogno di una svolta rispetto alle politiche che sono state prodotte negli anni passati. Penso proprio al tema della messa in sicurezza del territorio, perché vorrei far notare che la regione Abruzzo aveva prodotto una legge urbanistica che era il contrario della messa in sicurezza del territorio. Pietro Gargiulo, docente di diritto internazionale all'Università di Teramo, nel corso qui del congresso regionale Abruzzo Molise alla fila CGIL c'è stato un suo interessante intervento che ha toccato temi di scottante attualità, anche se non locali. Sì, insomma, l'Europa, il futuro dell'Unione Europea sono dei temi oramai centrali che fanno parte dell'agenda politica italiana, del quale necessariamente anche la CGIL in tutte le sue articolazioni si deve occupare. Stamattina abbiamo parlato un pochino con maggiore attenzione degli aspetti sociali dell'Unione Europea, che purtroppo sono una parte dell'azione dell'Unione Europea, dove c'è molto ritardo, quantomeno non c'è quello che un cittadino europeo si aspetterebbe. Ovvero, proviamo a fare qualche esempio. Il problema serio è che non c'è convergenza tra l'azione economica e l'azione sociale all'interno dell'Unione Europea, cioè vale a dire, mentre sotto il profilo economico ci vengono chiesti e imposti una serie di parametri, di condizioni per partecipare al processo di integrazione, non ci si rende conto che questi parametri, queste condizioni hanno delle ricadute sociali molto forti sulle quali l'Unione manca pressoché del tutto. Sono argomenti che di solito vengono battuti anche, diciamo, al fronte sovranista, da chi vorrebbe dire basta, usciamo dall'Europa, torniamo all'Europa delle patrie. Questo è vero, io però le dico dall'altro fronte, io sono un fermo sostenitore del progetto dell'integrazione in Europa, credo che questo progetto abbia garantito la pace nel continente europeo. Scostarsi da questa dimensione sarebbe assolutamente un errore. Detto questo, non significa
che anche dall'altro lato non vengano delle considerazioni, specialmente sotto il profilo delle condizioni che ci vengono imposte, che sono giuste e che vale la pena tenere presente. Si tratta di posizioni politiche che stanno da un'altra parte, però le teniamo presente. Ultima domanda, uno dei problemi tra l'altro che riguarda l'Europa, i confini dell'Europa in questo caso addirittura, è quello della concorrenza se l'ha anche sul mercato del lavoro, cioè ci sono paesi, tutti i paesi dell'est che hanno diciamo stipendi molto più bassi e quindi le aziende alzano le tende. Lei tocca un punto di quello che l'Unione Europea non riesce a fare. Non riesce ad eliminare questo dumping sociale che per paesi come l'Italia diventa una grossa sofferenza, però anche su questo c'è una differenza di prospettive politiche come affrontare questo. Un problema riguarda anche diciamo in senso lato il settore, la grande filiera dell'edilizia. Assolutamente sì. Beh, questo è uno dei motivi per i quali bisogna cercare di fare delle giuste considerazioni. Il problema non è toccare e chiedere di toccare le condizioni e i limiti che ci vengono imposti sotto il profilo economico. Il problema serio è quello che lo sforamento dei limiti è giusto se tu metti in campo delle misure che abbiano un senso anche sociale. Devo dire la verità, i sovranisti che sono attualmente al governo in questo momento non mi pare che questa cosa la stiano facendo. Io le faccio un esempio per tutti, sono un lavoratore dell'università perché sono un docente universitario, non c'è futuro se si taglia all'università e questo governo ha tagliato 30 milioni di euro all'università. Giuseppe Carminelli, sindacato Sunia CGL, c'è anche il tema della casa che riguarda migliaia e migliaia di lavoratori e ovviamente cioè, centinaia di migliaia di cittadini. Sì, parlando nel livello abruzzese, il problema della casa è molto sentita, in quanto su 4.300 abitazioni ATER nella Pescara provincia, diciamo ne sono oltre 200 occupate abusivamente e 75 murate chiuse, quindi il problema è molto sentito della casa. Il problema delle periferie invece, che è anche sentito, perché non si può stare più in una periferia non sicura nel senso di sicurezza, parliamo di sicurezza, è la CGL che deve fare il suo mestiere ed è il Sunia che deve cooperare con la CGL in caso, noi come Sunia abbiamo fatto moltissime vertenze e denunce. Come giudica questa politica di sgomberi che vuole attuare il governo? Beh, la politica di sgomberi che vuole attuare il governo, noi come Sunia diciamo che siamo favorevoli, però c'è un problema. Il problema è dove li mettiamo poi questi che togliamo dalle abitazioni occupate abusivamente. Qui parliamo oggi di lavoratori del settore edilizio, del settore, ecco, anche per loro il problema della casa rappresenta un problema. Molto di più. Loro che fanno le case paradossalmente. Loro che fanno le case, loro che sono costruttori di civiltà. Però se non c'è un contributo, se non c'è una iniziativa del governo a far sì che si ristrutturano, si fanno le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle abitazioni di proprietà pubblica, oppure se non si dà la possibilità agli enti o ai comuni di accedere agli alloggi chiusi, non venduti e non affittati di costruttori, qui le costruzioni non possono andare avanti, cioè non si possono fare. La politica della casa sarebbe davvero il volano per un'edilizia virtuosa che non consuma suolo ma recupera l'esistente. Non siamo per la consumazione del suolo, siamo per rinnovare le abitazioni. Ecco che dicevo stamattina che sarebbe bello, no? Pensare ad una possibilità, è quella della periferia con intorno alla città, perché non è possibile la periferia rimanga periferia per sempre tra vita, dove c'è corruzione, c'è spaccio, c'è diciamo
persone che spacciano dalla mattina alla sera nelle periferie, non al centro. Quindi crediamo ad una riconversione della situazione, cioè la periferia è dentro la città. È la città stessa e non può essere che una persona stia. Basti pensare che l'occupazione, il lavoro è la dignità per l'uomo, la casa è una parte del corpo umano.